Angelo Spelli, questi luoghi, questi ambienti li ha percorsi tutti i giorni per 23 anni, ma avendo avuto modo di conoscerlo a lungo, pensarlo come un dipendente comunale, lo definirei piuttosto un indipendente comunale, nel senso che oggettivamente faceva parte dell'organico comunale, ma con un ruolo completamente diverso rispetto a quello che effettivamente svolgeva. Quindi fratello Galliano ha fatto bene a ricordare il fatto che assunto con una qualifica in realtà svolgeva un ruolo molto più impegnativo, prima a fianco di Paolo Seghetti, poi per un lungo periodo da solo, in anni che sono stati fondamentali non solo per la politica museale ascolana, ma proprio per la politica museale italiana. Fino agli anni 70 del Novecento non era assolutamente perseguita l'idea che i musei, oltre ad essere dei contenitori di opere d'arte, potessero rappresentare qualcosa di utile per la crescita culturale e anche un volano economico per la città. Quindi si pensava allora, quando Angelo Sperry ha iniziato la sua attività qui nella Pinacoteca di Ascoli, che anche agli occhi delle amministrazioni pubbliche la Pinacoteca fosse, diciamo, qualcosa che andava ad arricchire il prestigio culturale della città, ma che non fosse un luogo in cui si producesse cultura, un luogo in cui si conservava curava, almeno fino a quegli anni, un rapporto con la società. L'idea, insomma, che il museo potesse diventare una palestra utile a tutti per lo sviluppo culturale e anche della sensibilità estetica dei cittadini e dei turisti, nasceva in quegli anni. Ed è significativo, appunto, che prima, accanto a Paolo Seghetti, poi per molti anni da solo, il ruolo di coordinamento delle attività che si sono svolte qui nella Pinacoteca, sia per quanto riguarda la catalogazione delle opere, sia per quanto riguarda la valorizzazione delle opere stesse, sia stata svolta per la prima volta ad Ascoli da un non artista. Dal 1861 fino appunto a Paolo Seghetti, i direttori della Pinacoteca di Ascoli sono sempre stati degli artisti, pittori, scultori, contrattezzi. Lo stesso Seghetti aveva fatto studi appunto che l'avevano portato ad avere una grande competenza nel campo della grafica e del disegno. Angelo Sperry è stata la prima persona che si è occupato dei musei di Ascoli, del museo principe della Pinacoteca, non avendo quel tipo di formazione, ma avendo invece una formazione umanistica che gli derivava dall'aver frequentato il liceo classico e anche molti anni di università a Macerata, anche se poi non aveva, diciamo, concluso i suoi studi arrivando alla laurea. Quindi è proprio uno scatto molto importante che va considerato e che ci aiuta a capire il diverso approccio che, grazie alla vicinanza con Angelo Sperry, prima Paolo Seghetti, poi lui da solo, hanno avuto nei riguardi del museo. Innanzitutto si ricordava che Angelo Sperry è entrato a far parte della compagine comunale nel 1987. Nel 1987 la Pinacoteca era chiusa. Era chiusa perché ancora si stavano facendo i restauri del terremoto. I ritardi degli interventi post-sismici, oggi di gran moda, ma sono stati sempre di moda, perché dal 72 all'88 la Pinacoteca è stata parzialmente chiusa proprio perché si dovevano fare i restauri dei danni che la struttura del palazzo, in particolare questo tetto che è sopra di noi, avevano subito nel corso del terremoto degli anni 70. Quindi la prima cosa che si è trovato a fronteggiare Angelo Sperry è stata quella appunto di provvedere al riallestimento di queste sale, insieme a Paolo Seghetti e insieme a Daniela Ferriani, che era l'ispettrice della soprintendenza ai monumenti, ha pensato a come distribuire nelle sale le opere. Io lo ricordo, io all'epoca frequentavo non assiduamente Ascoli, però stavo già facendo per conto del Ministero il catalogo della Pinacoteca. Lo ricordo per esempio un giorno, altri uscieri del comune, che stava chiudendo tutti quei candelieri di bronzo dorato che adesso sono distribuiti nelle sale, perché appunto insieme a Paolo Seghetti avevano deciso come arredare anche per quanto riguarda i mobili, i lampadari e i dipinti la Pinacoteca. Quindi un impegno di carattere museografico, vedremo noi oggi, molto gravoso, perché riallestire una
Quindi subito si è trovato a dover fronteggiare un'azione particolare, è stato lui per esempio a ideare anche che cosa scrivere nei cartellini. Io non so, io frequento la Pinacoteca di Ascoli come diciamo visitatore almeno dagli anni 70, quindi molto prima che fosse chiusa. Ma per esempio negli anni 70, se voi venivate qui in Pinacoteca, trovavate tutte le nostre bellissime cornici antiche con sopra delle etichette di plastica, anche sulle porte degli uffici, fissate con dei chiodi che dominavano le cornici. Ecco, ne vale tutte quelle brutte etichette plasticate, pensare appunto a degli apparati didascalici moderni che parlassero delle opere, che parlassero degli artisti e delle sale che li contenevano. È stata una delle prime opere che Angelo Sperry ha fatto. Ha fatto sulla base di quello che riusciva a recepire documentandosi. C'è un istituto internazionale che si occupa di musei e di museologia, l'ICOM, e leggendo appunto su internet, perché è stato anche molto rapido diciamo nel servizio di tutti questi mezzi che gli consentivano da Ascoli di conoscere quanto veniva lavorato a grande distanza, ha appunto avuto la percezione che stava vivendo un periodo della storia dei musei che era completamente diverso rispetto a quello che si era chiuso 10 anni prima. Quindi l'idea di aprire le scuole, di fare le visite guidate alle scuole, come ricordava Maria Gabriella Mazzocchi nelle sue lettere, ad Ascoli lo si è fatto molto prima che tutti gli altri musei delle Marche. Oggi è normale che i musei prevedano delle attività didattiche per le scuole, che facciano visite guidate concordate con gli insegnanti in base al programma che gli studenti di quella classe stanno facendo di storia dell'arte, di letteratura, ma negli anni 90 non era così scontato che questo accadesse. Ad Ascoli, grazie a lui, questo è cominciato con molto anticipo, proprio nella concezione del museo moderno, come ce lo vogliamo noi oggi, che già appunto Sperry aveva. E in tutto questo aveva intuito già allora che una struttura museale così impegnativa come questa non poteva gravare economicamente soltanto sulle spalle del comune, perché gli interventi di restauro, noi considerate che qui abbiamo in inventario 15.000 opere, 12.000 sono le incisioni appunto che, come ricordava lei, Angelo appunto fece per primo catalogare, perché prima si trovavano nei vani delle finestre della sala Ceci dove si svolgevano le riunioni del Consiglio Comunale, e ogni tanto qualche consigliere degli anni 60 o 70 sfilava qualcuno di questi fogli pensando che fossero di poco valore, magari lo trafugava o lo muoveva rispetto a questi luoghi che erano tenuti in nessuna considerazione. Quindi di fronte a questo patrimonio di 15.000 opere che lui appunto aveva contribuito a far catalogare, quindi aveva sotto mano diciamo la sensazione di quanto materiale ci fosse qui da conservare, è stato tra i primi nelle Marche a stabilire dei rapporti molto proficui per la città di Ascoli con la regione Marche, in tempi in cui la regione era molto più ricca di oggi, e quindi moltissimi interventi di restauro ogni anno venivano fatti con i fondi della regione. Quindi lui faceva un anno per l'altro i progetti di restauro delle opere, con i restauratori redigevano il piano del restauro, venivano chiesti i soldi alla regione, poi l'anno dopo veniva fatto il restauro e l'anno successivo veniva rendicontato. Quindi un'operazione diciamo anche burocratica molto complessa, ma che ha consentito di restaurare circa 200 quadri della biblioteca, che probabilmente l'amministrazione comunale non avrebbe potuto con le sue risorse restaurare. Un altro merito che dobbiamo a lui, io ce l'ho qui davanti, è se i violini della collezione Pasqualini, che nel 1961 erano stati donati alla città di Ascoli, sono ancora qui. La vedova di Giorgio Pasqualini ha intentato infatti una causa al comune di Ascoli, fondata sul fatto che il comune di Ascoli non avesse ottemperato a tutte le disposizioni che suo marito aveva indicato nell'ascito. Una di queste disposizioni è che i violini fossero sempre esposti, come sono regolarmente da molti anni. Certamente quando la Pinacoteca è stata chiusa per il restauro del terremoto degli anni 70, i violini sono stati messi in deposito, e quindi siccome per 5-6 anni appunto a causa di questi restauri i violini non erano stati
stati esposti, la vedova voleva riacquisire la collezione. Quindi c'è stato un contenzioso giuridico molto lungo tra l'ufficio degli avvocati del Comune di Ascoli e un famoso avvocato romano che agiva per conto della vedova Pasqualini, e per cercare di bloccare questa operazione, quando in un momento in cui sembrava, sapete, le sorti giudiziarie sono sempre un po' variabili, sembrava che questi violini dovessero effettivamente tornare alla signora Pasqualini, Angelo Speri ebbe la felice intuizione di chiamare la sovrintendenza di Urbino e di far notificare allo Stato tutta la collezione, così che se anche la signora Pasqualini avesse potuto riottenere queste opere, era costretta a tenerle tutte assieme e non potendole rivendere, e soprattutto era costretta a tenerle visibili al pubblico. Quindi quale privato si prende a casa 150 violini senza poterli in nessun modo inserire sul mercato, e oltretutto deve essere disposta ad aprire la porta ogni volta che qualcuno suona il campanello? Quindi questo è stato un fortissimo deterrente, il vincolo, che appunto ci consente oggi di avere ancora qui ogni tanto non più la signora Pasqualini, che è felicemente ascesa al cielo, ma qualche altro Pasqualino si fa avanti. Questi violini, non è ancora finita la situazione, però appunto l'idea di Angelo Speri insieme all'ispettrice della sovrintendenza di vincolare tutta questa collezione ha certamente rappresentato un deterrente per le future generazioni dei Pasqualini che volessero in qualche modo recuperarle. Si diceva appunto del ruolo anche importante che Angelo Speri ha avuto nel mantenere vivo l'istituzione che aveva voluto e anche creato proprio con le sue mani Paolo Seghetti, che è l'archivio iconografico della Pinacoteca. Paolo Seghetti aveva raccolto attraverso amici, conoscenti, attraverso anche un'opera di sensibilizzazione fatta nei riguardi dell'ufficio tecnico del Comune di Ascoli, tanto materiale fotografico, mappe catastali, rilievi della città di Ascoli, e li aveva ordinati avvalendosi anche dell'aiuto di Angelo Speri, che poi ha proseguito questa attività contribuendo a creare un patrimonio di conoscenze che oggi appunto è stato fisicamente trasferito al Polo di Sant'Agostino e che viene tenuto con altrettanta cura da Stefania Marini, anche nel ricordo degli impegni di Seghetti e di Angelo Speri, che è una palestra importantissima per tutti gli studenti e per tutti gli studiosi che, occupandosi di Ascoli, sanno di trovare lì del materiale e soprattutto una persona che li sa guidare nella ricerca di quel materiale. Ecco, lo dico perché nessun'altra amministrazione pubblica delle Marche ha un suo archivio iconografico storico come invece ha il Comune di Ascoli. Certo, il suo attaccamento era molto radicato e legato alla Pinacoteca. Già era stata aperta la Galleria d'Arte Contemporanea, poi successivamente, quando ancora lui collaborava con il Comune di Ascoli, abbiamo aperto il Museo della Ceramica, e poi avevamo avviato anche, ma a lui è mancato proprio in quel periodo, la progettazione del Museo dell'Alto Medioevo, ma tutti i suoi pensieri erano concentrati sulla Pinacoteca, che era il suo luogo, diciamo, di lavoro e di soggiorno, anche in orari molto diversi e molto più prolungati rispetto a quelli lavorativi. Quindi volendo, diciamo, in qualche modo sintetizzare quello che è stato il suo ruolo, è stato quello appunto di interpretare il museo in senso moderno, cosa che nessuno dei suoi più meritevoli predecessori aveva fatto. Diciamo che dal 1861 al 1987 la Pinacoteca di Ascoli era un bellissimo contenitore di opere d'arte, però non basta per farne un museo, almeno per come lo concepiamo noi oggi. Ci si aspetta da un museo più dinamicità, più rapporto col territorio, più legame con le istituzioni scolastiche. Speri l'aveva capito molto chiaramente ed aveva avuto la sensibilità appunto di allacciare questa rete di rapporti sia con il Ministero, con la Regione, che con le istituzioni scolastiche, contribuendo a fare della Pinacoteca quello che poi è diventata, cioè un luogo di grande vitalità, un luogo dove appunto
Quindi ha intrattenuto tutta una serie di rapporti con studiosi stranieri, penso per esempio a un giovane inglese studioso di liuteria che ha scritto un bellissimo libro sull'Italia scolare, avendo sempre a fianco Angelo Speri che gli forniva materiale, che gli forniva immagini, fotografie, cioè la visione che Angelo Speri aveva della città di Ascoli non era quella del municipalista convinto della bellezza della propria città, che oggettivamente è presente agli occhi di tutti, ma che questa dovesse essere di stimolo perché altri ne potessero godere. Quindi aveva avuto appunto la felice intuizione, in anticipo rispetto a molti politici, che le bellezze di Ascoli non rappresentassero soltanto qualcosa di cui gloriarsi, ma rappresentassero anche un volano per una rinascita culturale ed economica della città, che è quello che poi negli anni successivi è stato perseguito. Purtroppo lui, essendo scomparso nel 2009, ha potuto soltanto vedere l'inizio di questa fase, diciamo, di grande apertura internazionale del